dopo alcuni mesi, è spuntato fuori il motivo della rottura tra Lavinia e Alessio. Ecco perché l'ex corteggiatore l'ha lasciata. Alessio Corvino e Lavinia Mauro si sono conosciuti e innamorati all'interno dello studio di Uomini e Donne. Ad aprile 2023, quasi a fine stagione, l'ex tronista lo aveva scelto sulle sedie rosse e da quel momento avevano iniziato a viversi lontano dalle telecamere. Hanno sempre reso partecipi i follower della loro storia d'amore, attraverso i social, pubblicando immagini insieme e storie in cui si scambiavano dolci carezze e baci. A distanza di circa un anno, però, hanno annunciato la rottura. È stata per prima Lavinia a pubblicare un messaggio in cui rivelava della separazione dall'ex corteggiatore. A volte abbiamo bisogno di metabolizzare i cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo ma per necessità. Scrivo queste parole per dirvi che io e Alessio, dopo un periodo complesso, abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Parole che, subito dopo, sono state riprese dallo stesso Corvino. Ad oggi, a distanza di alcuni mesi, è spuntato fuori il motivo della loro rottura. Uomini e donne, solo ora spunta la verità. Ecco perché Alessio ha lasciato Lavinia Mauro. Dopo circa un anno di relazione, Alessio e Lavinia si sono detti addio e l'hanno annunciato, a fine maggio 2024, sui social con un messaggio tra le storie. Hanno riportato le stesse parole, spiegando di aver preso del tempo prima di rivelarlo a coloro che hanno seguito il loro percorso ad Uomini e Donne. Avevano sottolineato di aver vissuto un periodo complesso e di aver, per questo, preso questa inevitabile decisione. A distanza di qualche mese dalla rottura, è arrivata una nuova verità. A riportarla è stato Amedeo Venza che, sul suo canale Instagram, aveva raccontato che l'ex tronista era troppo gelosa e ossessiva nei confronti dell'ex corteggiatore. L'esperto del gossip ha citato le lettere iniziali di Alessio e Lavinia e quindi i follower non hanno potuto fare altro che pensare che si riferisse proprio alla coppia. Si tratta comunque solo di indiscrezioni, dato che non sono mai giunte conferme ufficiali su questa presunta gelosia da parte della Mauro. Dopo aver annunciato di essersi lasciati, sono però arrivate nuove segnalazioni che parlavano di un riavvicinamento. Deianira Marzano aveva riportato a giugno il messaggio di un utente in cui le rivelava di aver visto entrambi nello stesso locale a Napoli. Di fronte a tale avvistamento, sono cominciate a circolare numerose voci su un possibile ritorno di fiamma. Ad oggi, però, sembrerebbe che i due siano ancora lontani, dato che in seguito al rumor non hanno mai confermato di essere tornati a frequentarsi.